fantastico, mi piace molto quando è ben fatto. Io sono qui a Roma e fuori da Salerno per un fantafestival. Non è la prima volta che sono venuto, se posso aiutare un po' a presentare al popolo il pubblico i miei pensieri e a voi, anche a voi, che sono contento. Per me these films, the good ones, sono teatro della moralità, se può dire questo, melodramma, fairy stories. Favole, sì, favole. Non sono veri, veri, non è possibile, ma parlando del fantastico, avevo l'occasione, la fortuna di trovarmi il Signore degli Anelli, fantastico, fantastico, fantastico. Poi dopo Star Wars, poi c'è una nuova generazione dell'età di 6 a 34 che mi conoscono. Adesso io sono vecchio e per me è molto importante che tutti mi conoscono, tutti, nella strada, dappertutto. I'm not proud of this, non sono fiero di questo, non è questo. I'm very happy because for me it is what I am here to do, and that is divertire, you can say, il pubblico. And to be a real actor, you must have imagination, you must be inventive, and you must have the right instincts. It doesn't matter what you do, but above all, you must have the experience. Experience, experience, the work behind you, the knowledge. You must have that, because otherwise you cannot give a performance. And the problem today is that the industry, particularly in America, is controlled by very young people. Now, nothing wrong with that if they know what they're doing. But to them, it's all money. And so they make a film, or they made several, which had huge budgets, enormous budgets. And they took actors and actresses who did not have the experience and the knowledge to play these very big roles. I'm not going to name the films, and I'm not going to name the actors and the actresses. You probably know who they are, so. But it is a very big mistake. Today, you're a star. You're at the top, and you're 18 anni, 19, 20, you know. Star, megastar, superstar. And you are hot. What happens when you are hot? One day you become cold. And if you do not have the experience, and if you do not have the knowledge, like many of my colleagues, finito. Finito, 30 anni, forse meno.
sono orgoglioso di questo fatto, ma piuttosto felice che sia così. E per essere un buon attore, un vero attore, devi possedere immaginazione, capacità di inventiva e anche l'istinto giusto, a prescindere da quello che fai. Quello che conta è l'esperienza, tutto il lavoro pregresso che hai alle spalle e la conoscenza, conoscere le cose, altrimenti non è possibile fare un buon lavoro, dare una buona recitazione. Il problema oggi è che l'industria cinematografica, in particolare negli Stati Uniti, è controllata da persone molto giovani e questo... Anche in altri paesi. Sì. e questo va bene se sai quello che fai, ma... questi giovani molte volte fanno le cose soltanto per soldi, quindi fanno film magari con budget enormi, immensi, e prendono ingaggiano attori senza grossa esperienza e senza conoscenza per svolgere dei ruoli molto, per fare delle parti molto molto importanti. Adesso non faccio né il nome del film né il nome di attori o di attrici, perché forse le sapete da soli, ci arrivate da soli. E il problema oggi è che magari uno può diventare una grande star a 18, 19, a 20 anni e diventi non solo una star, ma una mega star, una superstar, quindi sei diciamo sulla cresta dell'onda, però una volta che sei sulla cresta dell'onda poi puoi pure finirci sotto l'onda, e se non hai l'esperienza e se non hai la conoscenza giusta alle spalle sei finito, e quindi essere finito a 30 anni è triste cosa. Posso dire una cosa? Volevo dire, a proposito di quello che diceva Christopher, ribadendo sul concetto di fantasia, fantastico, non horror, non a caso quando noi abbiamo pensato alla Federazione Europea di Festival d'Europa, l'abbiamo chiamata European Fantasy Film Festival Federation, la parola fantasy è proprio quella chiave, e il premio l'abbiamo dedicato e l'abbiamo così inventato come Méliès, dedicato a Georges Méliès, che come sapete tutti è, tra virgolette, l'inventore cinema fantastico ante litteram, quindi voglio dire, questo è proprio il cammino un po' anche la nostra filosofia, quella che ci ha visto per sulla fantasia, sul fantastico e non sull'oro. Il cinema fantastico ha cominciato con i film dei tedeschi, bianco e nero, molto vecchio. Silenzioso. Hanno parlato ma non c'era suono. E quando io vedo, per esempio, questi film che sono molto vecchi, fatto 1910, 15, 20, e molti di più dentro. Molto di più. Perché non parlavano ma non parlavano, tutto con gli occhi, tutto della testa, del cervello, con il gesto, il movimento, tutto ha raccontato una storia senza effetti speciali, per esempio. That is acting. And for me today, my recent work in films has been with two men, and to me they are very young, of course, and for me the actor is number one.